Partiamo dal campionato di Serie D, da questo 0-0 tra Città di Messina e Roccella. Ne parliamo con il dottore Federico, ben ritrovato. Ciao Antonio, ciao, come stai? Ben ritrovato anche a te. 0-0, dottore, sì, tutto bene. 0-0 in trasferta in casa di Città di Messina, era uno scontro diretto e un punto da prendere positivamente o no, o al contrario? Guarda, io lo prendo positivamente, anche se ieri parlando con il medico per noi era categorico vincere perché dovevamo recuperare alcune cose. Però sono contento ugualmente perché da come mi dicono io non sono andato, ma come mi dicono i dirigenti, l'allenatore stesso, la squadra ha reagito, ha dimostrato di avere carattere e anzi addirittura gli unici due tiri in porta li abbiamo fatti noi e su uno abbiamo rischiato anche di passare in vantaggio perché un loro difensore ha tolto la palla dalla linea, portiere battuto. Sì. Quindi a questo punto sono soddisfatto e mi fa ben sperare perché se la squadra ha reagito, tu sai che a me io vedo più la prestazione, è chiaro che anche il risultato poi non lo butto via. E quindi visto come si sono messe le cose, anche con gli altri risultati, diciamo che il pareggio ci può anche stare bene. Sì. Un risultato che però in uno scontro diretto, visto anche quello che com'è l'andamento, insomma, forse giustamente come aveva detto lei, dottore, insomma, i tre punti sarebbero stati un toccasana. Sì, certamente che sarebbero stati un toccasana, però meglio accontentarsi. In questa fase qua uno si accontenta, perché io praticamente mi accontento per il semplice motivo, perché vado su una partita, a giocarmi una partita fuori casa con una diretta e quindi a sto punto non è venuta la vittoria e mi accontento del pareggio. Fosse stato all'inverso, avessi giocato io in casa, avrei un diavolo per capello se non fossi riuscito a raggiungere, non mi sarei accontentato del pareggio. Sì. La vittoria doveva essere categorica. Sì. Perché quindi faccio a parti inverse con il Città di Messina, no? Certo. 12 gare da qui alla fine per evitare i play-out, perché i numeri dicono che è possibile farlo, però è chiaro che serve macinare più punti. Certo, noi dobbiamo innanzitutto non perdere più partite in casa. Questo si potrebbe auspicare, ma non si può fare, perché noi dobbiamo ricostruire il nostro futuro in casa. È chiaro che con il morale, vincendo in casa, facendo risultato in casa, con un morale che è un po' più diciamo consono a quella che sono le nostre caratteristiche, qualche risultato fuori casa potremmo anche ottenerlo, capito? Però l'importante è non perdere più in casa, non lasciare più punti in casa. Sì. Questa sarà già un'impresa con il Castro Villari, perché oggi arriva da una sconfitta interna, certo, con Rotondo. Vabbè, infatti verrà un po' con il dente avvelenato, ma noi non che il dente ce l'abbiamo dolce, noi dobbiamo avere il dente sempre pungente e avvelenato, soprattutto in casa in qualsiasi momento, Antonio. Non possiamo concedere niente a nessuno. E i ragazzi devono essere concentrati sempre, da lunedì a domenica. Ormai ci siamo messi in testa che non dobbiamo assolutamente lasciare spazio se vogliamo mantenere la categoria. Noi abbiamo preso anche recentemente delle decisioni, abbiamo avuto anche la forza per poter gestire un po' meglio i fuori quota, prendere un portiere e non perché non siamo contenti dei due portieri che ci sono, sì. Però avevamo bisogno anche di un 99 perché il 2002 è ancora un po' acerbo, un 99 perché l'allenatore deve essere in grado di poter giocare anche qualche partita con il fuori quota 99 in porta. Abbiamo preso due attaccanti, un over e un under che ci debbono dare quella continuità che fino adesso non abbiamo avuto. Abbiamo avuto anche la forza, io di questo devo dare merito alla dirigenza che ha saputo prendere il coraggio a due mani e sospendere o perlomeno mettere fuori rosa e chiudere definitivamente il discorso con Paella, visto il comportamento che ha avuto non corretto nei confronti di una tifoseria che era venuta in massa a Roccella.
ero, e quindi ci tenevo anche a dire questo qua e fare un plauso alla dirigenza, perché ha avuto il coraggio di mettere fuori rosa sto ragazzo qua, che ci poteva dare anche una mano d'aiuto. Certo. Questo è un coraggio che un coraggio e una responsabilità, e quindi gli devo dare atto, e i tifosi del Roccella devono essere anche valutare questa situazione qua. È chiaro. Quindi ci sono sobbarcate anche spese ulteriori per andare a sostituire questo ragazzo. Ci tenevo a dirlo perché è una cosa molto, molto importante. A me piacciono queste cose quando si prendono delle decisioni, perché bisogna prendendosi anche delle responsabilità, prendendo delle responsabilità, sì, delle grosse responsabilità. Assolutamente. E quindi questo è importante.